Ciao a tutti e benvenuti a un'altra puntata di Rock for Rookies in un set nuovo e con la barba sempre più incolta. Al giorno d'oggi, se un musicista reputa che sia sufficiente imparare a suonare il proprio strumento per fare musica, è un pazzo furioso. Stiamo andando incontro ad un mondo dove la tecnologia migliora a vista d'occhio. Sempre di più la useremo e sempre di più non potremmo farne a meno. Quindi un musicista deve quantomeno conoscere l'utilizzo di alcuni strumenti fondamentali che nel suo percorso incontrerà sicuramente. Ad esempio in uno studio. Oggi parleremo proprio di uno di questi strumenti, uno dei più importanti, e cercherò di spiegarvelo in maniera facile facile. La scheda audio. Che cos'è e a che cosa serve? Avete presente Google Traduttore? Voi inserite una parola o una frase e grazie ad un algoritmo ve la traduce in un'altra lingua. La scheda audio fa un lavoro molto simile. L'essere umano può percepire attraverso le orecchie o emettere attraverso la bocca o qualcos'altro dei suoni, che vengono definiti segnali audio. Quando parliamo o quando attacchiamo la nostra chitarra all'amplificatore, quello che sentiamo uscire dall'altoparlante è un segnale audio o analogico. Il problema è che il computer questo segnale non lo capisce, perché usa un altro linguaggio, che è il digitale. Quindi quando vogliamo registrare una chitarra, un basso o una voce all'interno del nostro software per fare musica, dobbiamo cambiare linguaggio e per farlo abbiamo bisogno di un traduttore. La scheda audio o interfaccia audio svolge proprio questo ruolo, trasforma il segnale da analogico a digitale o viceversa. Il processo della scheda è molto semplice. Noi mandiamo al suo interno un segnale audio, che è quello che sto facendo di fatto con questo microfono. La scheda lo processa e lo trasforma in un segnale digitale, permettendo così al computer di capirlo. Una volta tradotto, il segnale viene rimandato all'interno della scheda, che lo riprocessa e quindi lo ritrasforma in un segnale audio. Infine questo segnale viene mandato all'uscita, che possono essere delle cuffie, dei monitor da studio. Questo è il suo lavoro, e tutto in una frazione di secondo. Di base i computer hanno già un'interfaccia audio al loro interno. Se questa non ci fosse, non potremmo sentire nulla. Il problema di queste schede preinstallate è che per noi musicisti non vanno bene, perché non hanno una potenza di calcolo sufficiente ed una qualità necessaria per il nostro lavoro. Sono pensate per scopi più ordinari, come ad esempio per riprodurre musica, oppure guardare un film, oppure parlare con un amico via Skype, non per creare musica. Chiaramente esistono tante tipologie di schede, dalle più semplici alle più complesse. Giusto per farvi un'idea, oggi voglio mostrarvi due tipologie di schede audio. La M-Track Plus 2 dell'M-Audio, che è quella che sto usando adesso per registrare, e la iRig HD dell'IK Multimedia. Partiamo innanzitutto dalla M-Track Plus 2 dell'M-Audio. Se non ricordo male, questa è stata comprata a 150 euro, quindi sicuramente la potrete trovare o su eBay o su strumenti musicali a un prezzo molto più vantaggioso. Partiamo dai due ingressi che abbiamo a disposizione. Sono completamente uguali e vengono chiamati combo. Questo perché, se ci fate caso, vedete ci sono tre buchini più uno grosso centrale. Abbiamo la possibilità di inserire sia un cavo XLR o Canon, che sarebbe quello per i microfoni, o anche al centro, in questo buco più grande, un cavo jack, il classico cavo da chitarra o basso. Abbiamo per entrambi gli input due gain che ci permettono di saturare o desaturare il segnale in ingresso. Ora chiaramente la scheda è staccata e non ve lo posso far vedere, ma se notate qua ci sono dei piccoli led che da verde diventano arancioni e poi rossi. Stanno a indicare che quando esageriamo con il gain, quindi con la saturazione, il segnale andrà in clip. Sarà necessario abbassare un pelo il gain. Questo chiaramente vale sia per quando utilizziamo microfoni sia quando utilizziamo chitarre o bassi. Qua abbiamo un gain per l'input 2 e per ogni input abbiamo due selettori. Vedete, c'è scritto line e inst. Che cosa fanno questi due selettori? Detto in parole molto molto terra terra, questo selettore ti permette semplicemente di switchare la tipologia di segnale che ti serve, quindi o un segnale di linea, quindi quando dobbiamo inserire, che ne so, una tastiera o un sintetizzatore, oppure quando vogliamo utilizzare uno strumento musicale che può essere appunto voce o basso, chitarra. Di fatto voi dovete ricordarvi che quando registrerete o una chitarra o un basso o una voce, dovrete tenere il selettore su instrument. Ora poniamo l'attenzione un po' più a destra e notiamo che c'è un pulsantino con scritto più 48V. Ok, che cos'è? Il plus 48 volte, o anche detto phantom, serve per andare ad alimentare i microfoni a condensatore. Che cosa voglio dire? Questo che vedete è un classico microfono dinamico, che sono quelli che utilizzano i cantanti, diciamo, quando si esibiscono live. Questo invece è un microfono a condensatore. Che differenza hanno principalmente questi due microfoni? Beh, allora, un microfono a condensatore, a differenza di questo, è molto più potente ma allo stesso tempo molto più delicato. All'interno ha una membrana che è talmente potente che è in grado di andare a catturare anche i minimi suoni attorno a sé. Viene utilizzato chiaramente per determinati contesti, ad esempio se vogliamo riprendere la voce di un cantante in studio, ricordandoci però che sarà necessario un assoluto silenzio, perché faccio per
dire, se in quello studio c'è qualcuno che dall'altra parte della stanza sta masticando un chewing gum, qui dentro molto probabilmente si percepirà. Infatti normalmente questo non si dovrebbe utilizzare per un contesto live, un cantante non gli conviene utilizzare perché rientrerebbe tutto il casino sia del palco che del pubblico. Il cantante normalmente utilizza un microfono come questo, che non ha la stessa delicatezza di un microfono a condensatore, ha una protezione diversa, una sensibilità della membrana diversa, che non va a raccogliere così tanto segnale come fa questo, ed è perfetto per poter cantare live. Tornando al discorso della scheda, quando abbiamo un microfono a condensatore che richiede maggiore potenza rispetto a un microfono come questo, sarà necessario attivare questo pulsante. Poi abbiamo questa manopolina sopra la Phantom. Di fatto che cosa fa? Se ad esempio noi abbiamo una chitarra che abbiamo inserito all'interno della nostra scheda e vogliamo ascoltare il suono finito e processato con magari gli effetti all'interno del nostro software per fare musica, dobbiamo orientarlo tutto su USB. Se noi giriamo la nostra scheda audio, noterete che a parte le due uscite che sono in questo caso jack-jack, accanto qua c'è un connettore USB che serve di fatto per collegarlo al nostro computer. Quando noi vogliamo mandare ad esempio il segnale della nostra chitarra dentro il computer per essere processato e magari applicarci una distorsione, un riverbero, eccetera, deve passare da questo cavo. Quello che di fatto questa manopola ti chiede è: vuoi ascoltare il segnale della tua chitarra processato con tutti gli effetti che hai applicato dal computer, quindi che ne so, distorsione, riverbero, o vuoi ascoltare il segnale della tua chitarra nudo e crudo? È una descrizione molto terra terra, ma di fatto fa questo: puoi andare ad ascoltare o solamente il segnale nudo e crudo della tua chitarra con nessun effetto applicato, o tutto il segnale processato attraverso il computer con tutti gli effetti che ci hai voluto applicare, o addirittura puoi miscelare entrambi. Qua a destra ci abbiamo l'uscita per le cuffie con il suo volume, mentre questo rotellone qua è il volume generale. Rigiro un attimo la scheda audio per farvi vedere un'ultima cosa. Come ho già detto prima, qua abbiamo il connettore USB per collegarlo al computer, due uscite jack-jack per collegarle a due ipotetici monitor, e accanto al nome della casa e al modello abbiamo questi due numeri, vedete, 24 e 96. Quando voi comprate una scheda audio, ragazzi, specialmente se si tratta di un contesto di home recording come può essere questo, dovete fare molta attenzione a questi due valori, che stanno ad intendere la qualità in cui viene trasformato il segnale da analogico a digitale, dove 24 sta a intendere la profondità del segnale espressa in bit, mentre 96 è la frequenza di campionamento per secondo. 24 sono i bit e 96 sono i kHz. Ricordatevi di fatto che più è alto questo valore, maggiore sarà la qualità del vostro suono. Passiamo adesso all'altra scheda che volevo farvi vedere oggi. Eccola qui, si presenta in maniera completamente diversa rispetto all'M-Track Plus 2, ma a volte l'apparenza inganna, perché questa è un'ottima scheda. È pensata per i chitarristi e per i bassisti, infatti abbiamo soltanto un ingresso jack da chitarra da basso, un saturatore del segnale, quindi un gain, e un connettore per collegarla al computer. Quindi questa scheda audio di fatto non ha un'uscita, è pensata solo per lavorare in ingresso. E quindi perché uno dovrebbe comprare questa scheda? Beh, sicuramente se sei un cantante te la sconsiglio. Facciamo un esempio: tu sei un chitarrista, un bassista e hai bisogno di fare delle take di chitarra o di basso da mandare, che ne so, al tuo cantante o comunque chi produce i vostri pezzi, tu non lo fai di mestiere, quindi non hai bisogno di una scheda che abbia anche un'uscita, perché devi collegarla a dei monitor precisi per poter produrre. Quindi ti sarà più che sufficiente questa. Da questa parte la colleghi attraverso il jack, dall'altra parte ci sarà la tua chitarra, da quest'altra parte la colleghi al cavetto che porta al computer, e il gioco è fatto. Una volta collegata potrete disegnare direttamente dal vostro computer l'ingresso, in questo caso ecco, vedete, ai rig HD. La scheda è pronta per essere utilizzata. Vedete, si è anche acceso il LED adesso. Ricordatevi, quando diventa rosso vuol dire che il segnale è troppo saturo, basterà abbassarlo un pochino. Un altro esempio di utilizzo che si può fare con questa scheda, che di fatto è quello che faccio io, è per le situazioni live. Io ultimamente mi sono avvicinato molto ai plugin, ai simulatori, gli amplificatori di pedali, quindi non sto più utilizzando pedalboard con pedali analogici o teste cassa di amplificatori costosi, e questa scheda mi ha veramente salvato la vita, perché come potete vedere è piccola, me la posso portare ovunque, non è ingombrante magari come l'M-Track Plus 2 o altre schede analoghe. Una volta che l'ho collegata la lascio vicino al computer, questa non si nota per niente, e ho la possibilità di utilizzare n.000 effetti senza dover portarmi per forza dietro macchine pesanti o strumenti delicati che si possono rompere facilmente, come ad esempio un amplificatore valvolare. Adesso io non mi voglio perdere troppo su questo discorso, però se siete interessati magari farò un video più in là dove vi spiegherò che attrezzatura utilizzo e come mi muovo per un contesto live. Se invece siete interessati ad approfondire il tema delle schede audio oppure dei monitor o delle cuffie da studio, vi consiglio di andare a dare un'occhiata al canale YouTube di Ray Periani. Questo ragazzo è formidabile, è una
persona che sa il fatto suo, di fatto è il suo mestiere. Vi consiglio vivamente di andare sul suo canale e guardare tutti i suoi video perché sono veramente veramente molto interessanti. Quando cercate una scheda audio è molto importante prima di tutto capire a che cosa vi serve, qual è il vostro scopo principale e quanti soldi chiaramente siete disposti a spendere. Siccome il mondo della tecnologia ogni anno diventa sempre più potente e sempre più veloce, queste due schede che vi ho appena mostrato, volendo, si potrebbero già definire datate, perché se non sbaglio queste due schede hanno circa 4-5 anni di vita, non di più, ma fanno comunque un egregio lavoro. Qui sotto nella descrizione, se volete darci un'occhiata, vi inserirò i link per poter acquistare queste due schede e anche altre opzioni molto valide, chiaramente con un ottimo rapporto di qualità prezzo. Ok ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Se ti è piaciuto lascia un like, iscriviti al canale oppure lascia un commento dove mi fai sapere qual è la tua opinione a riguardo. E non dimenticatevi di cliccare sulla campanella. Noi ci vediamo alla prossima puntata di Rock for Rookies. Ciao!